Sono arrivato qua in Italia, mi sono trovato subito molto bene, però c'era una cosa che mi dava veramente fastidio, che è proprio il fatto che gli italiani vanno sempre con gli italiani, che gli stranieri vanno sempre con gli stranieri, dalla paura di parlare, dalle difficoltà che deve confrontare ogni straniero quando arriva in un nuovo paese. Vedendo queste cose, e ho deciso di provare una cosa originale, e di creare una casa, diciamo, che unisce i due. Visto che io, che sto preparando una laurea in medicina, che sto facendo una laurea molto lunga, e invece di farla in un modo molto faticoso, come tutti gli altri, in una casa molto, diciamo, secca, in una casa noiosa, e ho deciso di creare questo progetto qua, e alla fine questi sono i risultati. Vabbè, questo è l'ingresso. Andiamo direttamente verso il casino centrale della casa, quello che la maggior parte del tempo è anche più sporco e più rumoroso, più affollato, diciamo. Diciamo che è un po' particolare, anche la gente che scegliamo di venire a abitare qua sono sempre gente un po' particolare. Io sono andato su Disistanza, ho visto questo annuncio, ho chiamato Gal, che era il capo della casa, sono venuto qui e loro hanno già avuto un'altra ventina di interviste, però mi hanno detto, dopo essendo qui per 10 minuti, che ero la persona perfetta. La prima casa che ho cercato era questa e sapevo già che dovevo essere qui. Purtroppo che a casa non abbiamo tutti singole, facciamo con quello che abbiamo. E qua abbiamo una piccola stanza, non molto ordinata, c'è di 3 ragazze insieme. Tomato, una tripla, insomma. Poi io ho visto la casa ed era bellissima, era perfetta, era quello che cercavo. E niente, proprio quando sono uscito ho chiamato mia madre e ho detto: mamma, mi sono innamorata di questa casa. Ma come, una tripla? Sì, mamma, non ti preoccupare, che la casa è perfetta, perfetta. Qua abbiamo la mega cantina dei ragazzi. I ragazzi, infatti, abitano un po' nel buio. Ma mi ha chiesto che innanzitutto qual era la mia idea di convivenza, come cosa studiavo, i miei interessi, i miei hobby, che tipo di persona ero. È giusto, insomma, visto che vivrai con 8 persone, è anche giusto renderti conto chi ti stai mettendo in casa un attimo. Qua è un po' complicato, è la zona dove tutti si perdono più o meno. Abbiamo un bagno che serve anche come bagno delle feste, che dobbiamo pulire più o meno ogni 2 giorni. Le regole, diciamo che sono quelle del buon senso, cioè rispettare gli altri, sperare che gli altri rispettino te, quindi non dare fastidio, tenere il più pulito possibile. Però ovviamente il rispetto degli altri è fondamentale, anche perché altrimenti non si potrebbe convivere con altre 7 persone, quindi quando uno vuole dormire basta, si fa poco casino e non si mette la musica alta o si parla ad alta voce. E poi qua abbiamo un piccolo buco, visto che il sistema italiano di studio, un sistema che domanda un sacco di, diciamo, attività verbali. Quindi abbiamo utilizzato sempre questo buco qua per ripetere gli esami. Guarda, ti chiudi veramente. Sono più aperto per l'altra nazionalità e anche mi piace un sacco di parlare l'altra lingua adesso, perché pensavo se il mio inglese non è abbastanza bene, ovviamente non ho parlato italiano, adesso penso è abbastanza bene, così voglio fare anche cose con l'altro Erasmus se tornerò in Germania. Insomma, abbiamo l'ultima sala qua, abbiamo Alex qua che è in doppia.
quindi passa la sua vita più o meno in questa sala qua. Già posso dire che i miei coinquilini sono anche i miei amici, quindi penso che ci rivedremo e ci daremo notizie di tutto questo. Spero di tornare con una vita completamente nuova, più tranquilla, soprattutto la mente più aperta. E infatti è la vita qua in Italia che ti cambia tanto. E gli italiani secondo me sono molto particolari, sanno molto apprezzare la vita. E dall'altra parte, all'estero, diciamo, il mio paese, anche negli altri paesi, la vita è molto più, diciamo, seria, veloce, stressata. E mi sa che è il ritmo che porterò con me.